Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, puntata del venerdì, buon fine settimana da noi della redazione di Per Sempre News e Per Sempre Napoli. Cominciamo con l'Eurocup, Virtus, le ragioni dell'impresa. Valencia va KO 73-83 alla Fonteta, dopo che aveva battuto le Vunere in entrambe le sfide di regular season. La radiografia di una squadra che non ha più bisogno di segnare 90 punti per vincere, questo è il titolo che potremmo dare a questo piccolo editoriale sulla Virtus. Il leader si chiama Daniel Hackett, che ha preso in mano le redini della squadra come calcisticamente i caudillos delle formazioni sudamericane. Se andiamo a vedere i numeri della sfida della Fonteta, recitano 8 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, ma se andiamo a vedere tutto il periplo di Daniel Hackett dal suo arrivo alla Virtus dopo l'esperienza al Sesca ad oggi, la Virtus ha smesso di dover segnare oltre 90 punti per vincere. La Virtus ha smesso di prendere 80 punti a partita di passivo. Insomma, la Virtus è una squadra solida con una leadership chiara, con un timone tenuto nelle ferme mani del ragazzo di Forlimpopoli. La presenza in area poi fa da contraltare a quelle che sono state le ultime brutte percentuali dal perimetro. Vero, la Virtus ha smesso di segnare ai 6,75 come faceva prima, complice anche per esempio l'infortunio di Bellinelli che è tornato da poco, complice anche il perenne girovagare di Mannion tra il livello che potrebbe dare e quello di un giocatore un po' forse depresso dal punto di vista mentale dopo un anno molto difficile, ma la crescita di JT e l'arrivo di Toko Shengelia sotto canestro hanno spostato nettamente l'asse del gioco di Scariolo, compensando nettamente le polveri bagnate degli esterni, compreso quel Kyle Wims che è sempre l'uomo dei minuti decisivi. Andiamo invece in Europa e basta, senza italiani di mezzo, perché in Basketball Champions League oggi alle ore 18 prendono il via le Final Four in quel di Miribilla, palazzetto di Bilbao. Alle ore 18 sarà la volta di Apoel Olon Lenovo Tenerife, con gli spagnoli favoriti sulla carta, gli spagnoli dell'asse play pivot Marcelinho Huertas, Giorgi Schermadini, entrambi vecchie conoscenze italiane. Alle 21 invece sarà la volta di Ludwigsburg Baxi Manresa. Manresa, squadra che ha debuttato quest'anno in Basketball Champions League ed ha eliminato la blasonata Malaga nei playoff. Domenica sarà invece la volta della finale e della gara per stabilire la terza e la quarta classificata. Andiamo invece in campionato. Oggi sarà la volta del recupero tra Dinamo Sassari e Virtus Bologna. In questo modo, alla fine di questa giornata, tutte le squadre avranno giocato lo stesso numero di partite. Domenica invece andiamo a vedere il programma. Si doveva partire tutti alla stessa ora, non sarà così, ci sono due anticipi. Il primo lascia pensare. Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia si giocherà domenica alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 17, meno di 48 ore dopo il recupero della partita con la Dinamo Sassari, partita che giocherà in trasferta al Pala Serra di Migni. Serviva? Chiedere a Gandini. Vanoli Basket Cremona invece ospita la Dolomiti Energia Trentino al Pala Radi di Cremona. Un mesto saluto per la formazione lombarda, da qualche settimana matematicamente retrocessa. Invece al Taliercio sfida interessante tra l'Umana Reyer Venezia e l'Olimpia Milano. Umana Reyer Venezia che cerca i due punti fondamentali per mantenere l'attuale quarto posto in classifica, che varrebbe il fattore campo nel primo turno dei playoff. Armani Exchange Milano che si lecca le ferite dopo l'eliminazione in Eurolega e dopo la sconfitta di Treviso, cercando di recuperare i propri giocatori al meglio per i playoff. Andiamo invece a Masnago, all'Enerzenia Arena, sempre alle 20.45, come Umana Reyer Venezia, Armani Exchange Milano. Open John Metis Varese affronta la Dinamo Banco Sardegna Sassari. Sarà la sfida che andrà in diretta su Eurosport, una sfida nella quale Sassari cercherà di ottenere il miglior posizionamento possibile ai playoff. Un occhio anche quindi alla sfida del Taliercio.
Andiamo a Brindisi, al Pala Pentasuglia sarà la volta di Happy Casa Brindisi, Bertram Tortona, il saluto forse anche di coach Vitucci all'Happy Casa. Gevi Napoli Basket, Carpegna Prosciutto Pesaro sarà invece in programma sempre alle 20.45 al Pala Barbuto. Gli azzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato, mentre Pesaro si gioca due punti fondamentali per mantenere l'ottavo posto e qualificarsi ai playoff. Una Hotels Reggio Emilia, Fortitudo Chigili Bologna invece si giocherà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Da una parte la Luna Hotels che cerca di mantenere una migliore posizione possibile in griglia playoff, essendo settima attualmente, dall'altra la vicinanza tra Casalecchio di Reno e Bologna porterà probabilmente una forte contestazione alla squadra e alla società Fortitudo dopo la retrocessione matematica sancita con la sconfitta ad opera della Gevi Napoli. Chiudiamo invece con la partita in cui tutto potrebbe essere in gioco, entrambe le squadre si giocano qualcosa, l'Allianz Trieste ospita all'Allianz Dome la Nutribullet Treviso Basket, che ha ancora una piccola fiammella di speranza a playoff. Per coltivarla dovrebbe vincere in trasferta su un campo molto ostico come l'Allianz Dome, mentre Trieste deve cercare di vincere e sperare che Pesaro non faccia altrettanto per entrare in zona playoff. Le ultime invece in LBA, la Casa Fortitudo, Jabril Durham lascia la squadra e torna negli USA senza l'autorizzazione della società. Lo statunitense torna a casa per la nascita del suo primo figlio, aveva già chiesto di poterlo fare senza ricevere risposta, non sarà quindi della partita domenica a Casalecchio di Reno. In casa Nutribullet Treviso invece pare vicino, secondo il Corriere del Veneto, l'arrivo del GM Claudio Coldebella, quest'anno artefice delle fortune dell'Unix Kazan in VTB League ed in Eurolega. L'ipotesi sarebbe quella di Frank Vitucci come nuovo allenatore nella gestione Coldebella, da risolvere però sarebbe il contratto di Marcello Nicola, prolungato automaticamente a salvezza raggiunta. In casa Brindisi invece è riuscita l'operazione al tendine di Achille di D'Angelo Harrison, l'ha comunicato lo stesso giocatore sui suoi profili social. Il mercato invece si infiamma perché le squadre di A2 cercano giocatori per i playoff dalle squadre di A1. Napoli ha risolto il contratto con Eric Lombardi e Luca Vitali, l'ala si accasa a Treviglio per i playoff di A2 con un contratto che ha valenza fino al 2024, ma che mantiene una clausola d'uscita in caso di eventuali offerte estive dalla categoria superiore. Il playmaker che è raggiunto invece in azzurro a stagione in corso andrà a rinforzare Cantù, sempre in A2, sempre per i playoff. Chiudiamo invece la questione mercato con Venezia, che sarebbe vicina a Leo Candi. L'azzurro è fermo da gennaio per un infortunio al piede ed è in scadenza con Reggio Emilia, con cui aveva sottoscritto a suo tempo un contratto quinquennale. Per lui Venezia proporrebbe un contratto a lungo termine, potrebbe addirittura essere l'erede di Stefano Tonut, sul quale sono attive varie squadre tra cui Milano, Valencia e Partizan Belgrado. Andiamo invece alle nostre LBA quotes, le parole dalle differenti sedi delle squadre di Serie A. In casa Sassari ha parlato Gerald Robinson, felice di essere ai playoff, ma dobbiamo battere la Virtus per arrivarci nella miglior posizione possibile. Le Vunere hanno degli ottimi difensori, ma non solo, noi dovremo lavorare di squadra per ottenere il successo. La mia intesa con Milan è arrivata allenandosi ogni giorno e continuerà a migliorare così. Bisogna continuare su questa strada, non c'è tempo di provare cose nuove. Bucchi invece, il coach sassarese, ha parlato insieme al suo playmaker, servirà l'aiuto di tutti, bastano due punti per essere sesti, ma con quattro potresti essere addirittura quarto. Saranno due gare difficili, il momento di Benjus, ci sono momenti in cui si tira meno o in cui difendono meglio su di te. Può starci, i tiratori non hanno mai sempre le stesse percentuali. Le rotazioni? A volte non riesco a farne quante vorrei, ma mi piace dare gratificazione a chi si impegna in allenamento durante la settimana. Ha parlato anche il presidente della Nutribullet Treviso, Paolo Bazzoler, al Gazzettino. Contro Milano atmosfera bellissima, ripartiamo dai 2700 del Pala Verde. Playoff, sognare non costa nulla. A Trieste faremo il nostro e ci proveremo. Chiude poi con un complimento a Marcello Nicola,
dicendo è entrato con in punta dei piedi senza voler fare stravolgimenti che non erano possibili a questo punto della stagione. Ha parlato poi coach Ramondino, tra gli allenatori in rivelazione di questa LBA. Al Corriere dello Sport il tecnico della Bertram Tortona ha dichiarato: bisogna variare anche il proprio canovaccio, pensare di costruire le vittorie su un canovaccio sempre identico è impossibile. I playoff sono sempre partite a sé, ogni partita ha una storia diversa. Andiamo invece in casa Trento, dove ha parlato il giovane Andrea Conti. La gara non ha valore per la classifica, riferita a quella con Cremona, ma scenderemo comunque in campo per strappare i due punti, anche per una questione d'orgoglio. A parlare è stato anche Marco Belinelli in casa Virtus Bologna dopo la vittoria contro la Valencia Basket. Siamo ad una vittoria dall'Eurolega attraverso la vittoria dell'Eurocup, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Sono tornato alla Virtus proprio per obiettivi come questo. Hackett e Schengelia ci hanno portato esperienza e durezza mentale nei momenti importanti. Teo Alibegovic invece ha parlato della situazione in casa Fortitudo e non le manda a dire. Alla F serve esperienza, ha dichiarato il totem fortitudino. Non concordate con chi è stato radiato, riferimento ovvio a Ferdinando Minucci. Ancora la bandiera fortitudina, ognuno fa il lavoro di qualcun altro in questa F. Mi hanno chiesto consigli che poi non hanno nemmeno ascoltato. Hanno parlato poi in casa Brescia Kenny Gabriel e in casa Pesaro il DS Cioppi. Gabriel ai microfoni ha dichiarato: scudetto perché no, è un obiettivo, restare il prossimo anno ma certo, ha concluso. Cioppi invece ha parlato di playoff, sarebbe davvero bello, Napoli è già salva dopo l'impresa in casa della Fortitudo, sarà leggera di mente, ci sono tutte le condizioni per fare sempre canestro, i ragazzi si sono allenati con grande intensità. Andiamo invece nei playoff NBA. Sono giocate due gare nella notte di ieri, non in questa notte dove c'è stata la pausa. Le due gare 2 tra Philadelphia 76ers e Miami Heat e Dallas Mavericks Phoenix Suns. Sul campo dei Miami Heat i padroni di casa si impongono 119-103 e portano su 2-0 la serie. Migliore in campo Bam Adebayo, che segna 23 punti e raccoglie 9 rimbalzi. Per i Sixers 34 punti di Tyrese Maxey, ma potrebbe rientrare per gara 3 anche Joel Embiid. Vittoria anche per i Phoenix Suns, che si portano sul 2-0 con il 129-109 ai danni di una Dallas a cui non bastano i 35 punti di Luka Doncic. Migliore per i Suns Devin Booker con 30. Come detto, i playoff vedono due serie sul 2-0 con Phoenix e Miami che sono avanti rispetto a Dallas e Philadelphia. Le altre due serie, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks, Boston Celtics, sono sull'1-1. Vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento a lunedì con l'ultimo post giornata di regular season. Come sempre, we'll see in the paint. Ciao a tutti.